Che ci fa lei con un cacciavite in mano? Faccio i miracoli, spero. E perché lei è il cugino di? Lucio. L'immagine di Lucio ragazzino, com'è? È un po' cicciottella da piccolo. Cicciottella, ma sempre riccio. Sempre riccio. E con la chitarra in mano già a 12-13 anni. Si dice che il padre ne abbia rotta una in testa. Gliene ha rotta una in testa, è vero, perché non voleva studiare. Lui com'era in realtà? Era socievole o è vero che era così schivo? No, era molto schivo. Se si avvicinava un ragazzo per un autografo, una ragazza? Niente. Tante volte veniva qui e qualcuno diceva, ma scusi, ma lei è Battisti? Io no. Io un giorno gli disse, Lucio, devo andare a trovare il figlio di un mio amico che sta all'ospedale. Mi fai un autografo per sto ragazzino? E Giancarlo non mi chiede questa cosa. Non voleva essere riconosciuto, non voleva essere disturbato. Quando andavo a cena, sono diventato il numero uno. Solo chi capisce di musica compra le mie canzoni. Poi se le vendo o non le vendo non me ne frega niente. Non si fidava di nessuno. Mi chiamava, andavamo a cena insieme. Chi pagava? E io pagavo sempre lui. Provavo io a pagare, a lui pagare meno. Pagava tutto insieme, si vede. Perché io pensavo non pagava mai. Ti ho chiesto, ma che fai a casa quando sei a casa? E dice, scrivo, compongo, scrivo. C'ho il cassetto pieno di musica. E lì sono rimasto. Quindi ci sarebbero tante canzoni ancora non pubblicate? Sì, perché c'è un cassetto pieno. Se le dico motocicletta, invece lei cosa dice? 10 HP. Motocicletta. Portiere ieri, Battisti, c'è posta per lei. La prendeva dallo sportello e la strappava. Dico, ma non la leggi? Ma chi c'è con tutte le raccomandazioni? Dice, oggi non hanno capito che per far successo deve essere giovane e bello. Se no non fai successo. Ma lei sapeva che non stava tanto bene? No. Dico, Lucio, ma ho sentito così e così. Ma no, sono tutte fregnacce, ho detto. Non è vero niente.